Eccoci qua, salve a tutti. Oggi andiamo a fare un nuovo video di un prodottino tecnologico che è in vendita dalla Lidl. Parliamo di un ventilatore, eccolo qui, a piantana della Silvercrest. Io, come avete visto, spesso e volentieri acquisto prodotti della Silvercrest perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Allora, andiamo ad aprire. Se capitate alla Lidl in questo periodo, prendetelo. È un prodotto che trovate in questa settimana in vendita alla Lidl, eh? Quindi se desiderate acquistarlo, passate. Il prezzo sta intorno agli 80 euro. Adesso lo andiamo ad aprire e vediamo cosa viene dato in dotazione. Allora, il packaging è curato, molto attento. Allora, abbiamo innanzitutto il trasformatore, eccolo qui, libretto delle istruzioni, vari pezzi di polistirolo per tutte le forme di polistirolo per non rischiare che prenda botte, urti nel trasporto. Eccolo qua. Allora, aspettate che leviamo la scatola. Allora, eccolo qua. Brum, ecco. Eccolo qui. Poi ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Designer veramente veramente carino, estremamente elegante. E lo accendiamo. Questo tipo di ventilatore non ha la ventola, quindi non è un ventilatore a ventola, quindi è estremamente Allora, silenzioso. intanto lo andiamo a vedere acceso. Andiamo ad attaccare il trasformatore. Ha un consumo di 35 watt, quindi non consuma neanche tanto. Allora, vado ad attaccare il trasformatore che si attacca. Vi faccio vedere qui nella parte dietro, vedete? Qui dietro. Attacco lo spinotto. E voilà, l'abbiamo attaccato. E andiamo a vederlo acceso perché qui ha un bel LED. Utilizzo la Bluetti, la power bank, così non consumiamo neanche la corrente di casa, ma l'abbiamo caricata col pannello solare. E voilà. Abbiamo in dotazione anche il telecomandino, eccolo qui. Carino, piccolino, guardate, è un prodotto veramente elegante, eh? Dentro casa fa il suo effetto. Eccolo qua, c'ha questo piccolo schermo LCD con anche i comandi qui a sfioro, il pulsante a sfioro. Eccolo qua, e si accende lo schermo. Poi qui abbiamo tutti questi pulsantini che sono a sfioro, che servono appunto questo qui per decidere la potenza. Vedete, 5, 6, vedete, è a sfioro, arriva fino a 15, quanto arrivava? 10, 12, 13, 15, sì. Allora, poi qui abbiamo il timer se vogliamo impostarlo e questo è per farlo oscillare. E poi ve lo faccio vedere bene in funzione. Allora, se voi vedete anche quando andiamo ad oscillare, gli diciamo, vedi, 30 gradi, 60 gradi, 90 gradi, 120. Quindi è quanto gira. E questo è il timer, se vogliamo impostare il timer. Vedete, un'ora, 2 ore, 3 ore. Tutte queste funzioni le possiamo anche fare con il telecomando tranquillamente seduti dove stiamo. Allora, quello che vi dicevo, il consumo ci dice che ha un consumo massimo di 35 watt. Utilizzando la Bluetti vi faccio vedere che io in questo momento sto consumando 27 watt, 28 watt, vedete? Quindi il consumo è reale. È veramente veramente molto bello, eh? È molto 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 bello. Allora, nella parte bassa, in questa parte qui, praticamente aspira l'aria e qui la butta fuori. Queste parti qui la butta fuori, vedete? Ha dei fori e butta fuori l'aria. Allora, questo qui ha un'altezza di 98 centimetri. E una larghezza, quanto sarà? Vediamo un po', aspettate. E l'ingombro sotto è di 28.
Allora, andiamo a parlare appunto di questa tecnologia senza ventola. Questo sistema riesce, grazie alla forza di ventilazione, a dare un effetto rinfrescante. A differenza dei ventilatori, quando ci si mette qua davanti si ha proprio la sensazione del fresco, quindi è abbastanza rinfrescante. È silenzioso, perché non avendo la ventola il motore è molto silenzioso, e come avete visto fa anche il giro, quindi si gira, possiamo decidere di quanto farlo girare. È un prodotto molto carino, un prodotto di designer, si può mettere tranquillamente in casa, in un salotto, perché è estremamente elegante. Il telecomando piccolissimo ci permette di farlo funzionare a distanza, e lo schermo LCD e i tasti a sfioro completano il tutto. Molto bello. Se lo state utilizzando, fatemi sapere come vi state trovando, e se lo volete acquistare sappiate che spesso alla Lidl, come al solito, con tutti i prodotti della Silvercrest lo mettono a rotazione ciclicamente, quindi se lo volete acquistare, o andate adesso dalla Lidl e lo trovate, oppure aspettate, che tanto ciclicamente riverrà messo in vendita. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti.